Oggi farò 7 errori sullo squat, quindi cose da non fare e come correggerle. Grazie ragazzi, ho raggiunto i 1790 iscritti, sono prossimo ai 1800, lo devo tutto a voi, ma per chi non lo fosse già, vi invito ad iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante rosso iscriviti e ovviamente a seguire il mio gruppo Facebook Big Strong Ever, una vera palestra virtuale, la mia pagina Instagram e se non l'avete già fatto, seguire la serie Amarcord, che non è altro che la storia personale della mia vita con i pesi in chiave tragicomica, insieme a tutto il materiale che è didattico pubblicato in questi mesi. Il primo squat è quello più famoso che si può vedere ovunque, sia in palestra ma anche nel bodybuilding, ed è il dildo squat, ovvero uno squat in cui un tizio praticamente scende e sembra come se avesse una sorta di pene o fallo nel sedere ed è costretto poi a risalire per non penetrarsi troppo. Perché fanno così? Ovviamente non è che hanno un piacere masochistico di penetrazione, ma semplicemente il fatto è che loro non riescono a percepire la profondità quando scendono in buca, sono convinti di essere arrivati molto profondi, invece sono molto alti, e quindi di conseguenza riescono a caricare anche di più perché il rom è cortissimo, e allora si sentono anche molto forti, e a quel punto quando magari lo becchi in video e gli dici, perché lui ha pubblicato da qualche parte, o magari lo vedi in palestra e lo fermi, guarda che stai caricando troppo e scendendo molto poco. Pure mia nonna fa 200 kg se lo fai mezzo squat. E quello comincia a inveire verso di te: ma tu sei un rosicone, io faccio bodybuilding, non devo scendere sotto il parallelo, non c'è una gara. Ho capito, ma se non mettiamo un riferimento, ma tanto vale che scendi un centimetro e siamo a posto. Insomma, scendiamo poco sotto al parallelo, quindi praticamente il femore scende a un angolo poco sotto il ginocchio, quindi l'anca va poco sotto il ginocchio. E a quel punto si può chiamare squat nel vero senso della parola, perché squat vuol dire proprio sedersi, non è fare un mezzo movimento. Detto questo, come le risolviamo? Ovviamente mettiamo un riferimento a terra che sappiamo che dobbiamo toccare, come il box squat, quindi scendiamo fino a toccare questo box, ovviamente senza sedersi sopra, arrivando proprio a sfiorare con il sedere, rimanendo sempre su quella linea, su quel binario. Una volta l'abbiamo toccato, siamo sicuri che siamo scesi sotto il parallelo, risaliamo. L'unica cosa è che per quelli che magari erano masochisti non sarà più una goduria farlo, ecco, perché non ci sarà niente. Farsi mettere dentro. Un altro errore che vedo fare spesso, specialmente all'inizio quando seguo qualcuno, è una cosa che non capisco, ma anche pure molto brutto da vedere, è lo squat molleggiato. Cioè, questa persona praticamente che fa? Parte col bilanciere addosso e ha le gambe semiflesse, cioè non sono tese, ma sono semplicemente un po' piegate, quindi è come se stesse un po' molleggiando, no? E quando poi scende e risale, non è che ritorna a gambe tese, no, ritorna sempre a gambe semiflesse, cioè ritorna nella posizione originale. Lui pensa che magari facendo così riesce a salvaguardare le articolazioni dal ginocchio, quindi dice: molti ho letto anche su Facebook, su internet, no, ma lo faccio perché sennò mi rompo il crociato. Come se, che ne so, calciare un pallone, che è un gesto in cui uno dà una frustata con la gamba, fosse simile all'estensione della gamba, ma di fatto quando noi squattiamo non stiamo dando una botta infrustata verso l'alto, stiamo salendo, stabilizziamo e via, finito lì. Non stiamo dando un calcio a vuoto, che potrebbe essere pericoloso di per sé. Per cui non c'è nessun pericolo, non facciamo terrorismo psicologico, ecco. State tranquilli, tenete le gambe tese, scendete, risalite sempre a gambe tese. Ora, può aver senso se fate magari lo squat in tensione continua, sempre nel BB ovviamente, ma lì lo fai perché sei consapevole di farlo, ma poi abitualmente fai lo squat normale. Invece questi soggetti non lo fanno per quello, sono convinti di non infortunarsi, ed è una bufala questa, bisogna dirlo, e sono qui a dirlo per voi. Come lo risolviamo? Si esce dal rack, si sta a gambe tese, si scende, si risale, sempre a gambe tese, niente di più difficile. State tranquilli, non succede nulla, il corpo non è così fragile. Arriviamo al terzo errore. E ce l'ho molto personale perché è un errore che facevo io nel 2013. Se avete visto il mio Amarcord, sicuramente vedrete il mio vecchio squat. Tanto diciamo qual è: si chiama squat a papera. Quindi, da come dice il nome, diciamo che è una posizione in cui il petto è molto in fuori e sta impennato con la coda. Sedere arricciato, quasi a voler emulare la coda della papera e il petto molto aperto. Quindi io uscivo dal rack, stavo tutto aperto di petto, ma inarcato, come se volessi fare l'arco in panca, e dato che ero molto mobile, riuscivo a fare un arco assurdo per lo squat. Ora, perché lo facevo? Perché pensavo, come nello stacco ovviamente, che iperestendendo al massimo la schiena avessi più compattezza, quindi più solidità, e in buca potessi essere molto più
duro di core, cosa sbagliatissima, perché come mi insegnava anche il mio ex allenatore Marco Santini, se una coperta la tiri da ambo i lati, da una delle due parti cede e si rompe. Quindi ci può stare che uno è molto aperto sopra, ma poi sotto deve essere un po' più neutro, altrimenti, come ho detto, quando arrivate in buca avete l'effetto contrario, vi si smolla tutto. Quindi bisogna essere neutri con la schiena. Quando vi dicono non fate l'arco, fate la curva fisiologica, quello è sbagliato, ma non nello squat, lì va fatto. Ok, stare un po' aperti sopra, ma senza arricciare il sedere e mettersi a papera. E questo purtroppo lo facevo perché nel 2013 AIF lo propinava a tutti. Qualcuno si ricorderà i video di Francesco Perizza o di altri atleti d'elite dell'epoca che partivano facendo questa sorta di arricciamento del sedere in partenza. Dato che lo diceva AIF, era giusto. Ma AIF alla fine è un'evoluzione continua. Il pensiero si evolve, il problema è che non devi farlo passare come una cosa definitiva. All'epoca sembrava lo squat definitivo. Poi cosa è successo? Arrivò Sheiko in Italia, fece un seminario, e questa è una leggenda che viene raccontata, e lui disse in russo, insomma, tradotto in parole povere, è una battuta ovviamente, disse, ma perché in Italia squattate tutti con il culo a pecorina? E allora mi piace immaginare magari i pezzi grossi di AIF che appena hanno sentito questa cosa da Sheiko si guardano tra loro e dicono, controordine, cambiate tutto, all'istante. E da quel giorno non si è più squattato in quel modo, solo perché l'ha detto Sheiko, e Sheiko non è un signor nessuno. Per cui è un aneddoto divertente che voglio raccontare per farvi capire l'evoluzione di questo errore, che all'epoca non lo era, ma adesso è una cosa tassativamente da non fare. Passiamo adesso al quarto errore. Questo qui ovviamente è molto comune anche da vedere, perché si tratta dello squat con retroversione. Diciamo che non è un errore che uno vuole fare apposta, come magari lo squat molleggiato o il dildo squat. È una cosa che non ci rendiamo conto, e mi succedeva anche a me all'inizio. Quando arriviamo a una certa profondità, il sistema nervoso percepisce questo allungamento verso il basso, lo vede come una sorta di pericolo, quindi va in protezione e comincia a chiudersi, va in accorciamento, diciamo. E quindi il bacino retroverte. È una cosa che può dar danno alla schiena, in teoria. Se lo facciamo sempre, facciamo grossi carichi, insomma, se non cerchiamo di correggerlo. Poi c'è anche quello che non si fa mai male, ma non è un altro discorso. Scende in buca, non si rende conto che praticamente è andato in retroversione, e allora finché uno non glielo fa notare lui continuerà a farlo. È un po' come se quello che nello stacco sumo parte e sta tutto chiuso sotto, non si rende conto perché la prima volta che allarga le gambe non ha quella mobilità per farlo e quindi va in retroversione. E quindi cosa si fa? Ovviamente non si cerca di scendere meno, perché molti dicono siccome sotto è pericoloso non ci vado, mi fermo prima al parallelo. Così facendo non livelliamo il livello di pericolo in basso, cioè il sistema nervoso deve capire che noi cerchiamo di scendere giù e non è pericoloso, quindi dobbiamo educarlo a fargli capire che il sistema di protezione va disabilitato. E allora non bisogna scendere meno, ma scendere più possibile nella maniera corretta per non perderlo. Quindi cercando di non scendere magari troppo tallonato, e poi lo spiegheremo anche nel prossimo errore. Quindi abituiamo il sistema nervoso facendo tantissimi squat, macinando tante ripetizioni, si impara piano piano, si ci scioglie, come nell'arco della panca. All'inizio siamo un po' rigidi, poi piano piano iniziamo a acquistare un po' di mobilità e a scioglierci. Poi possiamo anche fare esercizi specifici a riguardo. Ma il punto è che, per esempio nel mio caso, io l'ho risolto facendo molto squat e imparando a farlo corretto, ma soprattutto scendendo sempre più possibile. Ora, basta che scendete sotto il parallelo, non ci bisogna andare culo a terra, perché in quel caso è anche molto difficile non retroverte. Però tutti siamo in grado, con un po' di mobilità e molto volume di squat, a scendere poco sotto il parallelo senza retrovertere. Quinto errore, lo squat da pesista. Come nell'altro video di stacco che ho fatto, lo stacco da pesista, c'è anche lo squat da pesista. Quindi siamo sempre lì, cerchiamo tutti di emulare il weightlifter verticalissimo, ma purtroppo non abbiamo né le basi per farlo, tecnicamente, né abbiamo la mobilità a volte, o il leveraggio, perché no? Uno. Per esempio io, essendo busto lungo e femore gordo, sarei un perfetto weightlifter a livello di dinamica, perché ho la struttura giusta, anche la mobilità, però c'è un problema, non stiamo facendo weightlifting, non dobbiamo scendere molto sotto il parallelo come fanno loro, addirittura culo a terra, come direbbe qualcuno. A noi ci interessa solamente, che sia powerlifter o sia bodybuild, scendere a un'altezza che sia tutto in parallelo, ma non troppo. E quindi, che facciamo? O meglio, cosa fa questa persona? Scende in buca, però lo fa cercando di scendere più verticale possibile. E così facendo, invece di traslare il sedere indietro, quindi allungarsi verso dietro con il sedere, caricare l'anca, praticamente lui scivola avanti col bacino, cioè praticamente invece di traslare dietro, trasla in avanti, si appoggia sulle ginocchia, come fanno i weightlifter, ma allo stesso tempo, magari andando in retroversione, e quindi vediamo che magari scende molto in basso, non arriva mai sotto il parallelo perché il sedere rimane comunque alto, e invece di andare in buca, indietro, lui scivola in avanti, che trasla in avanti, a volte accoppiata al fatto che ha una stanza anche molto stretta, come i weightlifter appunto.
E quindi cosa fare? Intanto allargare un po' la stance, in modo da dare lo spazio al sedere di penetrare in buca. Anzi, non diciamo penetrare perché c'è il dito squat che già sta gridando aiuto. Dicevamo, allargare la stance, scendere in buca, invece di mandare le ginocchia avanti, possiamo allargare un po' le ginocchia, quindi aprirci all'esterno in modo che non le proiettiamo in avanti. Ma soprattutto cerchiamo di non partire prima di sedere, nel senso che se sblocchiamo ginocchia ma il sedere parte prima indietro, lo allunghiamo già dall'inizio, lui si troverà già più indietro che può e quando arriveremo sotto in buca non potrà fare altro che tornare avanti e farci spostare tutto verso le ginocchia. E questo è il problema. Quindi partiamo rimanendo più sulle punte, sull'avampiede, sblocchiamo le ginocchia, guidiamo la discesa e mano a mano ci allunghiamo verso dietro con il sedere. Progressivamente, non prima, in modo che non può andare avanti perché lo mandiamo indietro noi dopo. Se partiamo invece già col sedere, lui non può fare altro che andare avanti dopo. Lo facevo anch'io e molti pensano, ma non riesco a scendere tutto il parallelo perché non ho la mobilità. No, non è quello. Molte volte si confonde la mobilità con la disabilità, cioè non lo sai fare lo squat, semplicemente quello. Sesto errore collegato a quello di prima, lo squat tallonato, o meglio, si parte prima di sedere, si va tutto sul tallone con la pressione del piede e si rimane lì per tutta la corsa. Quando si arriverà in buca, ovviamente, ci saranno due casi. Caso 1, soggetto femore lungo, busto corto, non potrà fare altro che sculare per riportare il sedere all'altezza giusta e la pressione del piede avanti, altrimenti cascherà indietro. Non riuscirà neanche a chiudere l'alzata. Quindi sculerà per poter ripartire, perché oltre al fatto che ha, diciamo, un leveraggio svantaggioso per lo squat, sicuramente sarà molto forte a livello di catena cinetica posteriore, ma molto meno di quadricipiti. E quindi i quadricipiti, quando si passerà il parallelo per risalire, si disattiveranno e il soggetto comincerà a sculare per ripristinare l'alzata sul binario giusto. Mentre nel secondo caso, mio magari, soggetto con leve buone per lo squat, busto lungo, femore corto, lui ha i quadricipiti avanti rispetto alla catena posteriore e quindi che succederà? Che invece di sculare, scendendo ovviamente come ho detto tallonato, lui slitterà un po' avanti perché cercherà l'ingresso dei quadricipiti e salirà verticale ma farà una gran fatica fino a un punto in cui, non potendo appunto chiudere l'alzata grindando perché la schiena si trova molto indietro, le spalle sono molto indietro, sono molto sul tallone, non potrà far altro che collassare perché le gambe non riusciranno a vincere lo svantaggio che ha nella posizione in cui si trova la schiena. È la stessa cosa dello stacco cavatappi, che si parte molto seduti e verticali e la schiena si trova in una posizione svantaggiosa per poter salire, quindi lui non sculerà mai perché riuscirà sempre a spingere più i quadricipiti rispetto che con i femorali, a differenza dell'altro soggetto che invece farà fatica a usare i quadricipiti e per quel motivo sculerà per cercare la muscolatura più forte. Come risolviamo? A parte il fatto di partire non sul tallone ma più sull'avampiede o diciamo anche centropiede, rimanendo lì, possiamo risolvere nel soggetto del primo caso rinforzando i quadricipiti, quindi lavorati per uno squat, squat ai bar, pressa a 45 gradi, in modo che nel momento critico dello sticking point la sua sculata sarà un po' limitata, ma di fatto è un soggetto che sculerà sempre, quindi non è un errore di per sé nel suo caso perché è la sua natura, però possiamo limitarlo magari solo a carichi molto grossi, massimale probabilmente sculerà sempre, mentre nel soggetto opposto, quelli leve da cinese diciamo, lui non sculerà, però tallonando si troverà a smollarsi in buca, quindi non scendere dritto come un palo come se volessi fare VL solo perché sono verticale o i quadricipiti grossi. Ultimo errore, il settimo, e anche questo si vede molto spesso, è lo squat rimbalzato. Come dice il nome, si cercherà di rimbalzare in buca, ma non essendoci niente contro cui sbattere, come nella panca che rimbalziamo al petto, cosa succede? Quando lui inizia la discesa, invece di controllarla precaricando dietro, si lancerà giù in caduta libera. Quindi così facendo non riuscirà a fermarsi nel momento esatto in cui si passa il parallelo, ma andrà praticamente in buca, quasi a rimbalzare sui polpacci, fare contatto tra femorali e polpacci, e questa sorta di effetto molla poi gli darà quel boost per poter vincere la resistenza e superare il parallelo molto più facilmente in salita. Cosa succede però? Che dato che sta sfruttando una sorta di propulsione, finita la benzina del propulsore, si troverà a mezz'aria, proprio nello sticking point, a dover grindare per poter chiudere l'alzata, quindi si troverà con uno sticking point diciamo poco sopra il parallelo. Lui dovrà cercare con i quadricipiti di serrare le gambe e chiudere l'alzata. La parte sotto non l'ha attivata bene perché ha sfruttato questo rimbalzo. È la stessa cosa la panca rimbalzata. Rimbalzi sul petto, la porzione iniziale non lavora e ti ritrovi a carico tutti i tricipiti per poter chiudere l'alzata. È un modo per spostare un problema da A a B, ma di fatto il problema c'è. Per cui, qual è la soluzione? Cercare di scendere caricando bene dietro, facendo una negativa a meno di 2 secondi, ma non andare boom come se volessimo proprio buttarci nel vuoto, perché da una parte se impariamo a farlo bene impariamo a rimbalzare
Sì, ci possiamo fare più chili, però diciamo che non facendo la negativa ci perdiamo tutti gli effetti ipertrofici dello squat, la negativa è molto importante. Per cui scendiamo piano, carichiamo bene, arriviamo nell'altezza desiderata, non sprechiamo energie ulteriori e poi risaliamo. Siamo alla conclusione, spero che vi sia piaciuto il video, commentate sotto scrivendo quale di questi 7 fate, mettete un like e ci vediamo la prossima volta. Oddio, la schiena, mannaggia a me, mi ha massacrato lo squat in retroversione, ma chi me l'ha fatto fare?